Sembrerebbe essere glicine, 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 glicine.
sono tre pesciolini, avevo messo il dito sopra il terzo, tre pesciolini, uno blu, uno rosso e uno grigettino. Sì, direi grigettino. Ci sono tante carte, anzi, visto che questo è il primo, video che faremo utilizzando queste carte. Cercando di togliere tutte le carte dalla scatola, ecco, molto bene. Leggiamo anche che cosa dice qua la scatola, la descrizione. Non esiste un solo corso d'acqua, un solo albero, una sola pietra o un solo oggetto che non sia il ricettacolo di una qualche forma di coscienza o intelligenza. Animali e umani non sono gli unici esseri stati creati dagli dèi. Tutti questi elementi, a qualsiasi regno appartengano, sono frutto di una volontà superiore e possono essere travolti dall'intervento di spiriti benevoli o, al contrario, maligni. Grazie a questo oracolo scoprirete i principali kami, le divinità del Pantheon giapponese, e yokai, gli spiriti dei diversi mondi che popolano e animano la nostra realtà. L'oracolo dei kami degli yokai, accessibile e intuitivo, si ispira alla spiritualità giapponese, che non ha una visione manichea del mondo. Poiché la vita è un'avventura in continua evoluzione, questo oracolo vi aiuterà a prendere coscienza delle situazioni che vi influenzano per orientare le vostre scelte e trovare la vostra strada. E non sono sicura di averlo detto all'inizio, l'ho trovato alla Feltrinelli di Torino. La Feltrinelli. Ma penso di averlo visto anche su Amazon. Nel caso ci fosse, vi aggiungo un link in descrizione. Un regalo molto bello per gli appassionati del Giappone. Ma bando alle ciance, vediamo le cartine, quindi vi faccio solo vedere una panoramica di queste cartine. E le andremo a vedere tutte, almeno spero. Vediamo se riusciamo a farle tutte. Allora, in questo primo video, siccome abbiamo anche preso un po' di tempo per parlare della scatolina e dell'acquisto, eccetera, eccetera, ho deciso di iniziare con un piccolo riepilogo di una storia che ho già raccontato. Perché ho visto che ci sono 5 carte, ma in realtà sono 4 personaggi, 4 divinità, e di cui abbiamo già parlato, ma visto che abbiamo il libricino e abbiamo anche una sorta di interpretazione di questa carta, volevo coprire anche queste carte, anche queste divinità che abbiamo già incontrato, e vi lascio nel box in descrizione il link ai video in cui parlo di queste divinità, nel caso che non le abbiate ancora visti, di chi stiamo parlando. Allora, mi piace anche così, vedete, mi piace l'utilizzo di queste carte, così almeno avete anche un'immagine della divinità o dello spirito di cui andremo a parlare. Allora, questo è Izanagi, ve lo ricordate? Izanagi. Abbiamo poi Izanami. Abbiamo poi una carta che parla di entrambi, quindi di Izanagi e Izanami. Abbiamo poi Amaterasu. E abbiamo
infine Susano. Ma andiamo a vederli uno a uno. Vi faccio rivedere anche le immagini, non vi preoccupate. E direi di iniziare con la carta di Izanagi e Izanami. Quindi, vediamo nella carta, vediamo le due divinità Izanagi e Izanami che si trovano sospesi nel cielo su queste belle nuvolette, nuvolettose, nuvolette, nuvolettose. E questo grande lancio. E poi c'è il Monte Fuji. Il monte, immagino sia il Monte Fuji, ci assomiglia. Magari non è il Monte Fuji. E poi il mare, l'oceano. Adesso andiamo a leggere la descrizione di questa carta sul libricino. Andiamo a cercare la pagina. Ah, l'ho già trovata. E l'ho persa. Era qui. Quindi qua il libricino è fatto così, con l'immagine e la piccola spiegazione, non sono spiegazioni molto lunghe. Quindi cercherò di leggere lentamente così il video dura di più. Allora, la coppia originaria formata da fratello e sorella, quindi Izanagi e Izanami sono fratello e sorella, creò il mondo immergendo una alabarda nell'oceano primordiale. Non era una lancia, era una alabarda. I kami mescolarono le acque fino a farle addensare. Allora estrassero la lancia e dei cristalli di sale caddero in mare, formando così la prima isola del Giappone. Quindi quello che stavamo vedendo è la prima isola del Giappone, non è il Monte Fuji, però ci assomigliava. Dopodiché si unirono e diedero vita a due figli mostruosi che non riconobbero mai come propri. Chiesero consiglio ai fratelli e alle sorelle celesti, che rivelarono loro che i figli erano nati deformati perché la sposa aveva parlato per prima, mentre per avere dei bambini sani era necessario che fosse il marito a prendere la parola per primo. Allora i due kami tornarono sulla terra e si unirono seguendo le indicazioni del consiglio e generando così altre sei isole in perfetta salute. Molti altri kami nacquero dall'amore tra Izanagi e Izanami e generarono a loro volta altre divinità, formando così un vero e proprio. Quindi, alabarda, oceano primordiale, e questa è la prima isola del Giappone che assomiglia al Monte Fuji. E queste che vedete che stanno cadendo sono i granellini di sale che cadono dall'alabarda. Ma vediamo questa carta, come può essere interpretata. Questa carta può essere paragonata alla lama dei tarocchi che rappresenta il mondo. Simboleggia il successo, gli sforzi ricompensati e il riconoscimento per un lavoro ben fatto. Avete accumulato l'esperienza necessaria per portare a termine i vostri progetti e/o la vostra realizzazione professionale. No, realizzazione personale. Avete superato una serie di ostacoli e siete riusciti a trarne degli insegnamenti. Questa carta può riguardare diversi ambiti: sociale, professionale, personale. Può concernere lo studio o la formazione, il lavoro psicologico su di te, su di sé, eccetera. Va inoltre considerata la simbologia del verbo,
cioè la prima parola, il primo gesto, la prima azione che ne genera altre più grandi. È fondamentale rimanere vigili e concentrati sulla prima pietra che viene posata nella costruzione di un edificio, poiché è su quella che si reggeranno tutte le altre. Tutto ha origine dal pensiero iniziale. Prestate attenzione alle vostre idee, poiché influenzeranno l'intera realizzazione del progetto. E abbiamo visto la prima carta. Quindi, dobbiamo focalizzarci sulla prima pietra, che è alla base dei nostri progetti. Ma passiamo ora a Izanagi. La immagine di Izanagi è molto carina, mi piace, tralasciando la sua faccettina che in realtà sembra molto simpatica, però guardate tutte queste belle sfere colorate, quanto sono carine, con le sue manine, questo bel copricapo. Qua sembra che abbia il sole e la luna. Ma andiamo a leggere invece il significato della carta di Izanagi. Padre originario, fratello e marito di Izanami, con cui diede vita alle isole del Giappone. Di ritorno dal regno dei morti generò nuovi kami che costituirono la trinità più importante del pantheon giapponese. Fuggito dallo Yomi, il regno degli inferi, e voi sapete già la storia del perché si è recato nel regno degli inferi e del perché è fuggito. Era ricoperto di fango e altre sporcizie da cui voleva purificarsi. Perciò si recò presso una fonte sacra e si spogliò. Dagli abiti che lasciò sul suolo nacquero 12 nuovi kami e altri 11 furono generati dal contatto tra quell'acqua prodigiosa e il suo corpo. Lavandosi l'occhio sinistro, originò la dea del sole Amaterasu, mentre dal suo occhio destro nacque Tsukuyomi, il dio della luna, e dal suo naso Susanoo, dio delle tempeste. Vediamo il significato e l'interpretazione di questa carta. Principio fecondo, Izanagi simboleggia l'atto della creazione ma anche l'atto sessuale. Deve parlare per primo affinché dall'unione con Izanami nascano dei bambini sani. È colui che dal nulla generò le prime isole del Giappone. Incarna dunque l'azione, il movimento necessario per innescare un evento o far evolvere una situazione. Indica che bisogna prendere una decisione per permettere a un progetto di nascere, ma soprattutto attuarla senza ulteriori indugi. Sta a voi fare il primo passo. Inoltre, sottolinea l'importanza di liberarsi dei pensieri negativi, brutti ricordi ed emozioni scadevoli per fare spazio a nuovi incontri, idee, concetti che possono darvi soddisfazione. Come principio di azione vi invita a realizzare ciò che avete in mente. È tempo di passare dalla teoria alla pratica. Mi piace questo Izanagi. Mi piace. Bisogna passare alla pratica. Dalla teoria alla pratica. Passiamo ora alla seconda carta di Izanami. La furiosa Izanami, che si trova nel regno degli inferi, nello Yomi, con queste sue manine un po' rattrapite, e qua sotto ci sono degli spiriti.
questa. Non capisco se ha una maschera oppure no. No, non sembrerebbe una maschera. Però, per essere una donnina in putrefazione, si mantiene bene. Mantiene bene, non riesco più a parlare. Mantiene bene. Mantiene bene. 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 Facciamo un piccolo tracing anche su Izanami con questo bel. Non è un kimono perché è un cappuccio. Però. Le anime uscite. Questi spiriti hanno questo suono. Andiamo a cercare la pagina di Izanami. Izanami, che è quella dopo. Allora, questa è un po' più lunga perché ha tre pagine e ho spostato l'inquadratura con un calcio. Ci piacciono questi video fatti così spontanei. Izanami, divinità creatrice originaria, è sorella e al tempo stesso sposa di Izanagi, da cui ebbe diversi figli divini, e questo lo sappiamo. L'ultimo a cui diede la luce, Kagutsuchi, era il dio del fuoco. Quando lo partorì, rimase ustionata a morte e fu sepolta affinché raggiungesse il regno dei morti, lo Yomi. Folle di dolore, Izanagi uccise Kagutsuchi e partì alla ricerca della sua amata. Tuttavia, per tornare sulla terra, Izanami aveva bisogno dell'autorizzazione dei kami infernali. Poi proibì al suo sposo di guardarla, ma Izanagi la colse di sorpresa e scoprì con orrore che il suo corpo era in stato di putrefazione. Umiliata, Izanami generò altri kami dal suo corpo putrescente e li lanciò all'inseguimento di Izanagi. Queste creature erano delle shikome, ripugnanti mostri dalle fattezze femminili che potremmo paragonare alle furie romane. Izanagi riuscì a scappare dalla porta degli inferi e la murò con un gigantesco masso chiamato Chikaeshi no Okami. Tuttavia, al di là del pesante macigno, sentì risuonare la voce della sua sposa che prometteva di uccidere ogni giorno 1000 creature di Izanagi. Quest'ultimo dichiarò allora che avrebbe creato ogni giorno 1500 kami per compensare i danni della maledizione. Così, Izanami divenne la dea della morte e così ebbe origine il ciclo della vita e della morte. Sono sicura che ve lo ricordate. Vediamo un po' l'interpretazione di questa carta. Izanami è una madre primordiale che ricorda che alcune gioie nascono dal dolore, ma che quest'ultimo è un'esperienza inevitabile per la realizzazione dei vostri progetti. Raccomanda inoltre di non ignorare i messaggi del corpo e non esaurire le proprie risorse. Fate attenzione a non lanciarvi in un ennesimo progetto che potrebbe prosciugare le vostre energie al punto da costringervi a fermarvi per parecchio tempo. Questa carta racchiude anche un altro messaggio. Dietro ogni morte, sia essa fisica o simbolica, c'è un principio vitale volto a riequilibrare l'ordine del mondo. Devo girare la pagina. L'inevitabile può fare paura, ma costituisce uno dei fondamenti dell'esistenza. La carta della morte, quindi, è al tempo stesso garanzia di rinnovamento, poiché per ogni ciclo che finisce ce n'è uno che inizia. Si volta pagina, ormai potete iniziare a scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. Quindi alla fine l'interpretazione di questa carta non è poi così male. Passiamo ora ad Amaterasu. 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 Questa è la carta di Amaterasu. Con questo bel kimono. Questa bella palla.
palla infuocata tra le mani, queste belle orecchiette che sembrerebbero un po' da gatto, un po' da volpe, e le nuvolette. Andiamo a leggere la la descrizione di questa carta. Nata dall'occhio sinistro di suo padre Izanagi Amaterasu e la sorella di Tsukuyomi, dio della luna, e di Susano, divinità delle tempeste, governa con saggezza il regno del cielo diurno affidatole dal padre. Un giorno, a causa degli oltraggi subiti dal capriccioso Susano, si rinchiuse in una caverna, facendo sprofondare il mondo nelle tenebre. Gli altri dai, preoccupati dell'eclissi, si affrettarono a fabbricare due oggetti sacri, uno specchio e un gioiello, per offrirglieli in occasione di una grande festa in suo onore che si tenne proprio davanti all'ingresso della grotta. Le danze sfrenate di Ame no Uzume, divinità della gioia, convinsero la dea a uscire, riportando così la luce. Amaterasu diede inizio alla stirpe imperiale giapponese, alla quale consegnò gli oggetti che le erano stati offerti, intrisi di presenza divina, lo specchio e il gioiello fabbricati dagli altri kami, e la spada donatale da Susano in segno di pentimento. È la grande protettrice del paese, ma anche dei suoi rappresentanti sulla terra. Questa carta è la lama del sole e può essere paragonata alla runa bianca degli oracoli scandinavi. Simboleggia apertura, infinite possibilità, protezione suprema e illimitata. Benedice il cammino da intraprendere, i nuovi incontri, i viaggi, le relazioni, i contratti, eccetera. Veglia affinché tutto vi sia favorevole e possiate prosperare senza pericoli né timori. Infonde sicurezza, apre il cuore e lo spirito, libera dagli ostacoli e dai vecchi schemi che impediscono di andare avanti. Nessuna carta è più propizia di quella di Amaterasu, la grande dea del Giappone, inesauribile fonte di linfa vitale. Risveglia il potere che è in noi, ravviva il fuoco che rischiava di affievolirsi, riscalda e conforta le anime sensibili e ferite. È una dea attiva che incarna l'equilibrio tra la sua femminilità yin e il suo elemento solare yang. Se estrarrete questa carta, la risposta alla vostra domanda non potrebbe essere più positiva. Scacciate via ogni preoccupazione, tutto vi sorriderà. Quindi questa carta è molto positiva, molto positiva. Finiamo ora questo video con l'ultima divinità, Susano con la sua bella barbona lunga. Guardate quanto è lunga la sua barba. La barbona lunga. Ha una maschera, un copricapo. E qua si vede il tornado che fuoriesce dalle sue mani. Devo andare a cercare la pagina di Susano. E Tsukuyomi, Susano fa parte della trinità primordiale nata dalle abluzioni del padre Izanagi, e lo sappiamo. Ad Amaterasu fu affidato il regno del cielo diurno, a Tsukuyomi quello del cielo notturno, mentre Susano ottenne il regno dei mari e il mondo degli esseri umani. Nonostante questo onore, Susano divenne invidioso e capriccioso poiché aveva ricevuto un regno che si trovava al di sotto di quello dei suoi fratelli. Ben presto si sentì solo e chiese a suo padre il permesso di far visita alla madre del regno dei morti. Questo favore non gli fu accordato poiché Izanagi voleva che
si recò nel regno celeste di Amaterasu per contestarle il suo dominio. Tra i due scoppiò una lotta, dalla quale Susanoo uscì vincitore. Si rese colpevole di atti blasfemi ai danni della sorella, che decise di rifugiarsi in una caverna, facendo sprofondare il mondo nelle tenebre. Susanoo venne cacciato dal cielo e fu punito dagli altri dei, che gli tagliarono la barba. Oh no, quindi questa era prima. E le unghie, per poi esiliarlo sulla terra. In seguito si riscattò, affrontando la furia di un drago e riappacificandosi con Amaterasu. Divenne anche il dio della fertilità, per non si sa quale motivo. La sua storia ricorda, quindi questa è l'interpretazione della carta, la sua storia ricorda che niente è immutabile, il bene e il male possono sempre invertirsi e completarsi. Questa carta preannuncia l'arrivo di un periodo turbolento o mette in guardia contro una persona irascibile i cui comportamenti eccessivi possono ferire anche involontariamente chi le sta intorno. Voler forzare le cose è segno di irruenza e impazienza. Forse è meglio preparare il terreno prima di intraprendere una certa strada e conoscere meglio i problemi e le relazioni in gioco. Avrete bisogno di pazienza per raggiungere il vostro scopo. Un bambino o qualcuno che si comporta come un adolescente potrebbe darvi qualche preoccupazione facendo i capricci o usando un linguaggio offensivo. In realtà sta cercando di chiedervi aiuto per ritrovare i punti di riferimento e i limiti che aveva perso. Allontanare un problema non lo risolve. È meglio affrontare la situazione quanto prima. Lascia che si incancrenisca. Lasciare che si incancrenisca non farebbe che peggiorare le cose. Quindi, la carta di Susanoo non è totalmente positiva, ma dai, non è nemmeno così malvagia. Ebbene, con queste letture abbiamo finito le 5 carte, ma le 4 divinità di cui abbiamo già parlato in altri video. E io, facendovi vedere le cartine qui, vi mando tanti saluti, tanti abbracci, tanti bacini. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video. So che poi è diventato un pochino lungo questo video, nonostante non fosse la mia intenzione. Noi ci vediamo presto in un nuovo video. Tanti baci, tanti abbracci dalla vostra Kia. Ricordatevi di iscrivervi per rimanere aggiornati con i nuovi video che escono e lasciatemi un commentino qua sotto e anche un pollicino in più se questo video vi è piaciuto. Tanti baci e abbracci dalla vostra